Con la luce del mattino, la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto. Buongiorno, ascoltatori. Un po' di ginnastica vi farà bene. Ritti, braccia avanti. Piegare lentamente. Uno, due. Uno, due. Lista delle vivande. Colazione: minestra in brodo di riso e sedani e gallina al forno. Prendete la gallina e fate molta attenzione quando la spennate. Spalmatela di grasso in giusta dose e preparatela accuratamente, aggiungendovi qualche pizzico di sale. Alla fine spolverizzate con un po' di farina. Signori, sono le 11:30. La gallina è già cotta, ma la signora forse è ancora davanti alla toletta. In attesa del pranzo, lei vi presenta l'orchestra moderna. Prego, maestro. Ogni canzone racchiude una piccola storia d'amore. E ogni storia d'amore somiglia un poco ad un sogno. Questo che vedete è il sogno nato da un valzer trasmesso dalla radio. Ma l'amore continuerà. E così, cari ragazzi, mentre il cacciatore inseguiva nella buia foresta le tracce visibilissime della terribile belva, il capo dei cannibali, Ambuanga, era salito su un albero, si accorse della sua presenza. Il feroce Ambuanga, saltato giù dall'albero, descriveva la figura grassoccia e appetitosa del bianco con grande gioia dei suoi compagni. Il cacciatore intanto si accostava sempre più alla belva, seguito a breve distanza dal fedele ma tremebondo servo negro, senza minimamente sospettare della insidia che lo circondava. Intanto i cannibali erano riusciti a formare come un cerchio attorno al cacciatore. Ecco, il bianco ha veduto la belva. Schiana l'arma, spara! Quasi contemporaneamente i cannibali si scoprono. Il servo negro, invaso dalla paura, lascia cadere l'arma. Fugge precipitosamente. Il bianco non si perde tanto. Alza il braccio, punta la pistola, spara! Colpi, succedono i colpi. Ogni cannibale che si presenta, colpito in pieno, stramatta al suolo. Ma la situazione del valoroso esploratore si faceva sempre più critica. I cannibali sbucavano da ogni parte. Le frecce si conficcavano nel tronco del grosso albero. Interrompiamo la trasmissione della camerata dei balilli delle piccole italiane per diffondere il seguente comunicato. Oggi alle ore 14 è scomparsa dalla propria abitazione in via Lorenzo Baccini 62 la bambina Bianca Marini, di 2 anni e mezzo. È una bimba dai capelli biondi e occhi castani e indossa un abitino bianco. Chi avesse notizie è pregato di comunicarle alla famiglia in via Lorenzo Baccini 62. Telefono 42456. Andiamo! Ernesto, porta la tua squadra in giardino.
Apposta. Sarebbe un onore per la nostra centuria ritrovarla, non vi pare? Volete che andiamo a cercarla? Sì! Chi vuol venire? Noi! Allora tu, con la tua squadra, vai da quella parte. Tu con i tuoi, vai a esplorare i giardini. E tu? Mi piace questo sassolino. Silenzio! Biancamarini, 2 anni e mezzo. Capelli biondi, occhi castani, abitino bianco. Meteorologico per la pesca e le navi di piccolo tonnellaggio. Tempo in peggioramento. Mare molto agitato. Nelle successive 12 ore il tempo sarà sempre più perturbato.
La voce della radio rivolge ai camerati rurali le sue trasmissioni che contengono i consigli dettati dalla scienza e dall'esperienza. E così, nelle scuole e nelle caserme, la radio propaga il buon seme. Agli allievi delle scuole medie, nella trasmissione loro dedicata, faremo ora sentire un caratteristico assolo di violino, il trillo del diavolo di Tartini. Si racconta che un giorno Tartini... soldato che è lontano il giorno di Natale. Figlio mio, io sento la tua mancanza, ma tornerai dalla tua mamma e mi racconterai della tua vita, e la tua mamma ti preparerà quei dolci che non hai potuto mangiare oggi perché sei lontano. Io prego per te nella chiesa dove tu fosti battezzato. Figlio soldato, buon Natale. La radio fa sentire la sua voce amica anche dove si lavora col fuoco, il maglio e l'acciaio. Camerati operai, buon appetito. È questa Radio Sociale, la trasmissione vostra. Quando Rosa torna dal villaggio, sola sola e me. Io la seguo, ma non ho coraggio di pregarla darmi ascolto. L'Orchestra Sinfonica dell'Eiger, diretta dal maestro Armando La Rosa Parodi, esegue la Sinfonia del Guglielmo Tell di Gioachino Rossini. Vibrazioni sonore sono trasformate in vibrazioni elettriche e imprimono il loro ritmo all'energia generata dal trasmettitore. Eccole disegnarsi sullo schermo dell'oscillografo. Su questo banco sono riuniti tutti gli organi di comando del trasmettitore.
e da qui il tecnico può compiere tutte le manovre e regolazioni necessarie a mezzo di pulsanti e di volantini. Davanti al banco di manovra, ecco l'imponente sfilata dei pannelli contenenti le varie parti del trasmettitore. La debole energia generata dai microfoni, e qui portata a mezzo di cavi telefonici, aumenta potenza man mano che passa dai primi stadi di amplificazione ai successivi e va a controllare, a ritmo acustico, le oscillazioni ad alta frequenza, qui generate e qui enormemente amplificate, passando attraverso vari stadi amplificatori per giungere a quello finale di grande potenza. Ecco la sala filtri elettrici di un trasmettitore ad onda corta. Le apparecchiature in essa contenute provvedono a filtrare e a rendere praticamente continua la corrente alternata industriale, raddrizzata da altre apparecchiature e destinata ad alimentare con tensione elevata, superiore ai 10.000 volt, le valvole termoioniche. Una particolarità di questo trasmettitore è che esso è capace di trasmettere alternativamente con diverse onde. Per ottenere questo risultato, i suoi circuiti, mediante opportune manovre, possono essere modificati in pochi secondi. Ecco uno di questi cambi. Qui avviene automaticamente. Il grande piatto girevole ruota, allontana i circuiti che non servono più e porta in giusta posizione quelli già pronti per la nuova lunghezza d'onda. Attraverso questo conduttore flessibile, l'energia generata da un trasmettitore viene avviata ad uno dei quattro aerei direttivi. Si esegue un cambio di aereo. E le onde elettromagnetiche si irradiano a portare la voce di Roma nello spazio. Il giornale radio, con le sue 6 trasmissioni quotidiane, porta in ogni casa un abbondante e vario notiziario di tutto quello che avviene nel mondo. Per quanto rapidi e incalzanti possano essere gli avvenimenti, il giornale radio li propaga immediatamente, le radiocronache danno ai lontani la sensazione di essere presenti all'evento nell'atto stesso che si compie. Le squadre sono ancora alla pari, 2-2. Ma lottano strenuamente per il successo finale. Un ennesimo calcio d'angolo, il terzino destro lo spinge di testa. Ora la palla è a Piola, che scarta un mediano avversario, manda indietro alla destra azzurra Biavati, tiro verso l'area dei bianchi, lotta tra il mediano dei bianchi e l'attaccante Serrantoni. La palla è ora a Mezzo, che chiude velocissimo sulla sinistra, con il fondo tira, la porta ancora dalla sinistra con Ussi, che tira, palla al centro, raccoglie il centroattacco e mette di testa in rete. Gol, la partita termina vittoriosamente ancora una volta per gli azzurri. La voce di Nicolò Carosio vi ha fatto rivivere le emozioni di un grande incontro internazionale di calcio. Ci si muove da casa per andare a teatro, ma spesso, quando la radio trasmette l'opera o la commedia, il teatro viene a casa vostra. Via, usarla d'impare!
Questa musica classica. Ed ora trasmettiamo dal Gatto Bianco. Si mangia. Uno, due, tre, quattro. Ma questa sera pesa. Saranno salami certamente. Ma che questa roba in scatola? Almeno fossero sardine. Preferirei caviale. Che cos'è, un formaggio? No. È una specie di salsina. L'hai mai mangiata? No, io no. Però ho sentito l'altra sera Nunzio Filogamo che ne parlava per radio al Gatto Bianco. Caviale, caviale champagne, cotolette alla milanese e vini tipici, là! Strano. Somigli in un modo impressionante a Nunzio Filogamo. Ora Filogamo. Cosa ti piglia ora? Guarda. Guarda. Cosa ne dici? Ma guarda, è incredibile. È impressionante, non incredibile. Beh, allora hai capito bene come facciamo, eh? Arriviamo al Gatto Bianco prima di Filogamo e di Tomei. Ci scambieranno per loro. E si rimediamo a cena. La 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 la. E così si mangia. Bene. Guarda! Ah, non mi scappate! Dentro! Dentro! Oramai siete in mano mia! Dentro! Ma signorina, è sicuro, non ho fatto nulla! Un momento. Quante volte vi ho chiesto un autografo? Cabiali, cabiali. Credete che non vi riconosca? Qua. La penna. Un bicchiere? Magari due. Volentieri, ma sempre dopo i pasti. E dite un po'. Quel Massucci. Il Rosella. Il Trio Lescano. Beh, perché ridete? Non sono tre ragazze in gamba? Ora ci sono fidanzate. Tutte e tre. Con tre garzoni di bottega. Guarda. Tutte e tre. Lo seguo.
capite, sai perché? Per avere un sorrisetto quel grazioso macellaio. Tutto il cuore d'un capretto in omaggio ha dato a me. Non attender, dimmi sì, Mari, se il cuore ti fa, ti fa. Mamma, l'altro giorno il gattone del fornaio ha lasciato il panno al forno per parlarmi del suo amore. Mamma, questa sera ho parlato col lattaio. Hanno sposato l'Elescrano. Soddisfatti, eh? Ah, non avete ancora visto il mio retrobottega? È interessante. Andiamo? Venite a vedere. I miei dipendenti sono tutti artisti. Tutti. Sì. Una donna... Ecco, è Bede Paolis. Per deve cucinare, però ci va un'altra qualità. Maria Bonelli. E le ricamar e le calze rammendar, però ci va un'altra qualità. Romigioli. La donna deve sapere. E Panni. Però ci va la qualità che all'uomo più fa piacere. Se volessi riuscire. Ecco Maria Pia Arcangeli. Sta per dire far l'amor, se ciò saprà, allora si sa, un dì si sposerà. Questa è Nini Serena. La vive aspettando un giorno che verrà. E questi Michele Montanari. Un giorno radioso. E che bellezza. La mia voce di tenor fa commuovere ogni cuor, ma cucinar so pure far le bocche spalancar. Maria Luisa dell'Amore. Se il denaro sol è là, lo guardo un po', sorrido e so, andarmi passo al no. Ragazzo qui, ragazzo lì, pazienza per carità. Ragazzo in su, ragazzo in giù, son proprio di qualità. E Giovanni Dovidio, tromba d'Angelini. Tutto quanto deve fare, e ancor ci va, la qualità, che all'uomo piacer la fa.
là. Quando scoppia un temporale ed il tremito ti assale, ecco Maria Iottini e Gilberto Mastri. Fiorirà l'arcobaleno, fiorirà sul ciel sereno, riderà l'azzurro intorno a te. E non volete il cielo, ma non aver paura, sarà la mia sicura che c'è il sole nel mio cuore. Alla mia bella, ma canto in tentare il cocchier, ne ci perde d'occhio. Guardo dentro il cocchio, poi corrido e chiudo un occhio. Il cavallo sa come deve andare se c'è una coppietta. Piano se ne va, senza galoppar, tanto non c'è fretta. Come delle fiota andare sulla carrozzella, sotto braccio alla mia bella. Sulla carrozzella, sotto braccio alla mia bella. Cari amici, avete ascoltato una conferenza umoristica detta da Fausto Tommei. Adesso seguirà un'esibizione delle orchestre dell'Eier. Inizierà l'orchestra moderna diretta dal maestro Seracini. Passa ora la sua bacchetta al maestro Petralia. Questa vola sull'orchestra cetro, nelle mani del maestro Barbizza. Ed infine, ecco il maestro Angelini e la sua orchestra.